Rosario Cantelmo in conferenza stampa ha parlato di un fenomeno unico, possiamo dire, nei comuni vesuviani, una città che quasi interamente, sono 30 gli imprenditori che hanno denunciato direttamente o indirettamente i loro aguzzini. È questa l'importanza dell'operazione di oggi? È sicuramente questa l'importanza dell'operazione. Guardate che però questi 30 sono il punto di arrivo di un'attività che parte da lontano. Se avete sentito il procuratore, oggi ha detto che la maggior parte di queste ordinanze sono state eseguite in carcere, persone che quindi già erano state raggiunte da un quadro probatorio tale da determinare il giudice ad emettere un provvedimento nei loro confronti ed un riesame da confermare quel provvedimento. Certo, oggi ci sono aggiunti altri 30 imprenditori, mi sembra un dato assolutamente significativo. Secondo me questo è il valore aggiunto di questa operazione. Lo ripeto, lo dicevo prima, la società civile che si ribella al gioco della camorra, che non ne può più e che decide di scegliere la strada dalla parte dello Stato, è sicuramente questo. Certo, quando vedrete l'ordinanza vi renderete conto che ci sono altri elementi per quanto riguarda, cioè le dichiarazioni dei collaboratori, l'attività tecnica della polizia, i pedinamenti, le intercettazioni. Tutto forma sicuramente un quadro per privare della libertà queste persone, ma il valore aggiunto oggi, secondo me, ripeto, è quello di una società che reagisce al gioco. Ecco perché Operazione 121. Non sono, come dire, l'ispiratore di questo nome. Sicuramente condivido quello che diceva il capitano. Il mondo del commercio e soprattutto questo nome dà un'immagine di cristallina presenza di queste persone nel contesto sociale. Ecco, i commercianti e gli imprenditori, qual è l'appello della Procura di Napoli? L'appello della Procura di Napoli è quello di continuare a fare quello che stanno facendo, capire che si può e si deve stare dalla parte dello Stato, che oggi lo Stato è in grado di garantire, come diceva il capitano Bonomo prima in conferenza stampa, di garantire un'assoluta tutela a queste persone.